vogliamo una sanità non per pochi letti ma per tutti, basta con i tagli. Lei arriva da Iglesias, da come si chiama? Mi chiamo Luciano, sono un ex dipendente della sanità. Ex dipendente, che ruolo aveva avuto? Io sono un tecnico della trasfusionale, ero un tecnico della trasfusionale. Che cosa sta succedendo, cosa non sta andando ad Iglesias? Più o meno quello che non sta andando in tutta la Sardegna. Da noi hanno chiuso il pronto soccorso ed è una cosa gravissima. Avevamo 3 ospedali, non vogliamo 3 ospedali, vogliamo uno che funzioni al 100%. Così non è possibile andare avanti, non c'è la... Il CTO è ancora chiuso, appunto, come pronto soccorso. Si parla dell'arrivo dei medici in affitto, però. A noi interessa che il pronto soccorso funzioni al 100%. Non vogliamo né che sia aperto per 12 ore, non vogliamo... Vogliamo solo che il pronto soccorso funzioni. Lei ha lavorato proprio al CTO di Iglesias? Ho lavorato al SIRAI ultimamente. SIRAI che è un'altra patata bollente. Purtroppo quello che manca a Iglesias sta rivolgendo tutti al SIRAI, per cui anche il SIRAI ha grossi problemi. Soprattutto con il soccorso del SIRAI ha grossi problemi. Lei vive ad Iglesias? Se ha urgenza, il punto più vicino dov'è? D'urgenza? Sì, in caso di dover andare al pronto soccorso. Col pronto soccorso del CTO chiuso sarebbe Carbonia. Però Carbonia è piena, quindi Cagliari. Vedete un po' voi la situazione in cui siamo, vedete un po' voi. Lei personalmente da cittadino ha paura in caso di necessità? Penso proprio di sì, abbiamo tutti paura, perché il pronto soccorso prima o poi potrebbe essere utile a tutti. Lei ha lavorato nel settore, c'è stato davvero un crollo della sanità sarda negli ultimi anni? Ma è una cosa che si protrae da tempo, no, io non faccio colori di partito o cosa, però a noi interessa soltanto, siamo uniti qua tutti quanti, penso, per avere un pronto soccorso e una sanità che funzioni a Iglesias. Rosanna Cadau, 61 anni, è arrivata a Cagliari da Iglesias, non vogliamo morire di mancata assistenza. Lei se l'è vista brutta perché ha avuto necessità del pronto soccorso di Iglesias, quando? La data non ricordo bene, quindi 15 giorni fa. Per quale ragione? Avevo una cistite. E aveva necessità di cosa? Di una flebo. Com'è andata? È andata male. Cioè? È andata male che mi sono tenuta i dolori prendendo antidolorifici, e un antibiotico molto potente che si chiama il Monoril. Sì? E quindi io ho dovuto prendermi quella bomba. Avrei voluto fare una flebo, purtroppo questo non l'ho potuto fare. Perché il pronto soccorso era chiuso? Era chiuso, no, era chiuso e poi sono andata a Carbonia, ma ore e ore lì non sono andata via, sono rientrata a casa. Dopo quante ore? Dopo tante, 10 ore. 10 ore? Non ce la facevo più stare lì, avevo dolori forti. La sanità è al collasso anche nel Sulcis Iglesiente? Sì. È al collasso anche Iglesias. Il pronto soccorso di Iglesias deve riaprire, noi vogliamo l'ospedale, il pronto soccorso e l'ospedale, deve riaprire. Adesso si parla della possibilità tra qualche giorno dell'arrivo dei cosiddetti medici in affitto, però intanto è emerso anche che tra CTO di Iglesias e SIRAI non c'è nemmeno il numero sufficiente di medici per garantire l'apertura del pronto soccorso. No, ci sono, perché il nostro sindaco ci tiene aggiornati, ci sono, dividono, devono dividere tra Carbonia e Iglesias. Lei a chi lancia un appello oggi? Da sarda che non è stata curata. All'assessore Nieddu lancio un appello. Quale? Di mettersi una mano sulla coscienza, riaprire il pronto soccorso di Iglesias. Devono riaprirlo.